è una cosa che Fratelli d'Italia va riorganizzando da tempo, perché siamo stati solitariamente ed orgogliosamente a presidiare l'area del sovranismo, del centrodestra italiano, mentre qualcuno flirtava prima proprio con dei improbabili patti del Nazareno e poi con una improbabile avventura di governo dove si voleva tenere assieme flat tax e reddito di cittadinanza. Noi siamo rimasti lì. Bentornati a tutti, figli al prodighi, siamo pronti a ricostruire assieme il centrodestra. Diciamo che le fibrillazioni però del centrodestra sono fibrillazioni, se vogliamo, un po' più sane, perché vengono in piazza. Qua il luciferino Machiavelli De Noartri è riuscito in una straordinaria operazione di palazzo, con genialità chirurgica, prima costringe il PD di Zingaretti a fare l'accordo con il Movimento 5 Stelle e qualche secondo dopo diventa il padrone del vapore. Oggi mio amico Ettore Rosato è entrato in trasmissione con il sorriso di chi ormai comanda, perché diventa il padrone del vapore del palazzo, con una manovra di palazzo. E credo che, come nelle peggiori storie dei sicari, Renzi sia già andato l'altro giorno a dire la sua frase, la frase più minatoria che Renzi possa pronunciare a Conte. Gli ha già detto: Giuseppi, stai sereno. Che detto da Renzi, o forse Giuseppi, inizierei a preoccuparmi. Questo per dire che sarà una stagione interessante. Non tutti sanno, magari ricordiamo perché dice Giuseppi, no? Perché Giuseppe, il famoso tweet. Ormai lo chiamiamo. Lo chiamate Giuseppi. Ormai è noto per essere un Giuseppi. Errore di e diciamo così, che per essere uno, Renzi, che la cui ultima stentorea promessa agli italiani, che lo presero in parola incredibilmente, fu: se perdo il referendum cambio mestiere, non mi vedete più. Gli italiani l'hanno preso in parola. Dopo poco tempo riesce ancora a perdere qualche elezione e diventa il vero padrone del vapore. Qual è il tema? Quella piazza che alcuni hanno chiamato improvvidamente eversiva rivendicava il fatto che ogni governo deve nascere da elezioni, proprio perché non vi siano i padroni del palazzo che, con giochi di palazzo, certamente di sofisticata intelligenza, però realizzano esattamente il contrario di quello che vuole la sovranità popolare. Io...